Buonasera a tutti, mi presento Pietro Ammicca, affarologo, appartologo, mi presento due affari alternativi, pure tre, alternativi, pure quattro, quante ne volete voi? Affare numero uno, un permesso per gestire, avviato, autogrill, sito sulla strada nazionale tra il casello di Genova, Nervi, Pisa. Questo autogrill si trova proprio lì all'imbocco della strada consolare per Rapallo. In questo autogrill i piatti forti del menù fisso sono antipasto di capo collo oppure di salmone affumicato. Per primo abbiamo delle linguine al pesto, oppure delle penne all'arrabbiata, oppure più modestamente un risotto in bianco. Per secondi abbiamo una bis stecca di vitelloni ai ferri, oppure dei Marimortacci, sarti in bocca alla romana. Non mi interessa l'articolo, andiamo. Un preziosissimo e antichissimo servizio da te. Dove sono? Dove mi trovo? Rinvenuto fra le macerie della grande muraglia cinese. Questo servizio voi lo potete pure rivendere al mercatino delle pulci e col ricavato potete fare una settimana di vacanza alle Seychelles. Maurizio lo vedo pronto. Alle Seychelles. Oppure che lì vi potete spaparanzare sotto un albero di noce di cocco, oppure sotto un albero di pompelmo. Andiamo oltre, l'ultimo articolo, una preziosissima e antichissima cornice contenente una
del pittore fiammingo Rubens, ha rubata nel museo della città di Mosca, e dove sono? Rinvenuta vicino alle bianche scogliere di Dove, e subito spedita nella città tedesca di Stoccarda. Mi pare che questa era rinvenuta nella città, tra le bianche scogliere di e subito spedita nella città di Stoccarda, fosse appartenuta niente poco di meno che a Paolina Bonaparte. Al centro di questa campeggia la figura del grande condottiero mongolo Gengis Khan. Suo cavallo bianco, fiero nel suo cipiglio, mentre viene raffigurato, e qui finisco, mentre vince sul tartaro, no?